Come serata è stata una serata che dà sicurezza e coraggio. Alzo il volume, non si sente? Alza il microfono. Mi sembrava. Allora, mi dispiace, non l'avete sentito Sì, finora? Ah, sì, ecco. Perché sono piccina. Vabbè, ho terminato quasi. Insomma, volevo dire che tutto quello che noi, la nostra collaborazione è diciamo, stata per migliorare la qualità del servizio. Noi però personalmente, cioè personalmente come associazione facciamo proprio altre cose oltre a quella a questa che ho detto, cioè di collaborare e di valorizzare l'oncologia. Facciamo anche altre cose, come per esempio, e ne elenco qualcuna, sicuramente qualcosa mi dimentico. Allora, intanto facciamo un servizio di distribuzione delle parrucche. In collaborazione anche con l'AVO, e quindi ogni volta che una donna ha bisogno di una parrucca può rivolgersi a noi, le accompagniamo dal parrucchiere e avrà la sua parrucca. E questo è un servizio che facciamo anche in collaborazione con la Regione Toscana. Poi facciamo un servizio, abbiamo contribuito, credo, a volere l'hospice di San Cataldo, perché è stata anche questa una battaglia che abbiamo portato a buon fine, e dell'hospice San Cataldo curiamo il giardino, voluto anche da altre associazioni, ma noi ci siamo impegnati nel mantenerlo e nel mantenerlo così bello com'è, perché effettivamente è proprio un bel giardino. Poi facciamo un corso di yoga, ecco, se c'è qualcuno qui che può essere interessato, facciamo un corso di yoga per donne che hanno subito un'operazione, non solo al seno, ma a livello oncologico. E questo corso di yoga lo facciamo da moltissimi anni, con una operatrice molto brava, e ha un gran successo, e tutti quelli che sono cominciati a venire continuano a rimanere, perché il corso di yoga è anche un momento di rilassamento, ma anche di recupero fisico. Poi portiamo i libri, questo lo faccio io insieme a un'altra mia collega, portiamo i libri nel reparto di Day Hospital Oncologico, e quindi facciamo una specie di biblioteca ambulante dentro l'ospedale, e portiamo libri di viste per chi vuole servizi di questo. Che cosa mi sono dimenticata? Forse qualcosa, ma insomma, comunque la nostra è una presenza nell'ospedale, perché tant'è che noi conosciamo ormai bene gli operatori. Sì? Il fondo di solidarietà. Ecco, sì, c'è un fondo di solidarietà che noi abbiamo messo a disposizione per le persone che hanno problemi economici e hanno anche però in casa, in famiglia, un malato oncologico. Devo dire che questo fondo di solidarietà, che per un certo periodo ha funzionato bene, nel senso avevamo un tot di messa a disposizione e elargivamo questi aiuti economici. Ora, negli ultimi tempi la situazione è saltata, è difficilissimo riuscire a trovare tutti i soldi che ci vengono chiesti, perché si sente la crisi, si sente moltissimo, quindi dobbiamo un po' fare un lavoro di ascolto, diciamo, di distinzione, di discernita tra le numerosissime richieste che abbiamo, veramente numerose. Ecco, questa è la nostra presenza nell'istituzione. Ringrazio tutti per questa serata così, che ci ha dato coraggio, speranza e forza, perché sinceramente queste testimonianze sono state molto efficaci da questo punto di vista, ma anche quelle dei medici che ci hanno detto che le cose stanno funzionando e che tutto, insomma, siete anche contenti dei risultati che avete ottenuto. E quindi vi ringrazio tutti quanti. Grazie. Grazie mille. Vorrei sottolineare ancora una volta l'importanza di queste due associazioni, perché sono veramente, veramente fondamentali nell'accompagnamento del malato, cioè non potete capire quanto. Adesso darei la parola a Paolo Mandoli, che è il presidente dell'associazione Don Baroni Onlus, e approfitto anche per ringraziarlo per tutto questo ambaradan che ha messo su in poche ore, la parte tecnica l'ha curata lui. Grazie Paolo. È un gioco. No, Ma poi ci io porta a cena, vero? voglio stare a dire cos'è l'associazione Don Baroni, perché siamo nati nell'85, quindi credo che ormai ci conoscono tutti.
Ricordo che la stessa Silvana Sciortino è stata nostra socio nei primi anni e quindi abbiamo seguito accanto a lei questa cosa. Voglio dire soltanto una cosa, se la segretaria si ferma un attimo a dove si è fermata ora. Da giornalista a me hanno insegnato che le notizie che fanno vendere sono quelle che riguardano quattro categorie, che sono al primo posto il sesso, i soldi, lo sport e non mi ricordo ancora, sesso, sport, soldi, un'altra cosa di questo tipo. No, sono quattro, ne manca una. È un punto di vista di un modo di fare informazione, non è il mio modo. Io ho avuto per maestro di vita un prete straordinario, un prete di strada, Don Franco Baroni, con cui ho camminato nei campi nomadi, fra i circensi, persone emarginate, persone a volte un po' al di là della legalità. Abbiamo cercato, e Franco sicuramente più grande di me, ha fatto iniziative come le scuole nei circhi. C'è un altro modo di vedere la vita, ci sono altre quattro S. Io voglio consegnare come associazione alle quattro nostre relatrici di questa sera, senza dimenticare la quinta testimonianza e ovviamente l'apporto dei medici, esistono altre quattro S. Prendo tanto la targa è uguale per tutti, ecco, per me queste quattro persone, queste fuori classe, diventano ambasciatrici di sorrisi, socialità, solidarietà, speranza, vero amore e soprattutto di salute. E le ringrazio veramente infinitamente, perché mettersi a nudo e in pubblico raccontare la propria avventura, disavventura, ma veramente come abbiamo scritto nel quel piccolo omaggio che abbiamo dato a tutti, dal dolore può nascere amore, e questo stasera veramente è percepito. Grazie. Grazie Paolo. Se avete domande da fare, questo è il momento, con tutto questo parterre. Tutto chiaro? Io volevo offrire a loro, no? Una cosa che abbiamo. Grazie. Oh, i dolcetti. Grazie mille. Se nessun altro ha domande, direi di chiudere qui. Io vi ringrazio davvero tutti, ringrazio le relatrici, ringrazio ancora davvero Paolo Mandoli per l'organizzazione tecnica, perché ha fatto tutto lui, c'è poco da fare. Grazie sicuramente l'ospitalità dell'Opera delle Mura, ringrazio il vice sindaco Ilaria Vietina, ringrazio tutti i medici che sono venuti, è stata davvero davvero una bella serata, grazie a tutti.